benissimo. È veramente molto bello. È un colore magnifico e la forma poi. Ho fatto un vero capolavoro, non trovi? Ah, nessun fiore, mi sdrogno. È più bello di lei. E cosa stai tentando di fare? C'è qualcosa che non va? Tanto la sta cercando di imitare una mummia egiziana. Oh, una farfallina. Oh, guardi, guardi com'è bellina. Si è posata su uno dei nostri fiori. Che bella. Non ti sapevo così romantico, Boiacchi. Sono d'Acrobei, inchinatevi! Sì, signore! Come state? Benissimo, come sempre, signore! Come osi imitare il mio modo di parlare? Oh, a Boiacchi piace scherzare. Comunque stiamo bene davvero, dottore. E lei come sta? Basta, ora aprite bene le orecchie, perché sto per darvi le nuove istruzioni! Fatto! Domani comincerà il Carnevale di Rio. Tra le ragazze intervenute verrà eletta la regina del Carnevale. La pietra d'Ocroston è nascosta nella corona che indosserà la vincitrice. Partite immediatamente, miei prodi. Oh, sì, signore, certo. Se fallirete, non vi perdonerò. Ehi, Boiacchi, che cosa fai? Hai forse deciso di guadagnarti una punizione particolare? Oh, no, non intendevo offenderla. Troppo tardi. Ah, come pesa! Ma di quali novità parli? Quei tre furfanti hanno aperto uno strano negozio di fiori. Chissà cosa hanno in mente. Stanno facendo fiori con carta e stoffa. Vorranno far soldi per costruire dei nuovi robot. I robot hanno bisogno di batterie per produrre energia. Vendiamogliene qualcuna difettosa. Ottima idea. Robby Robby, portami immediatamente a quel negozio. Come vuoi, andiamo. Questo progetto sembra buono, ma è difficile da realizzare. Possibile che tu non abbia altre idee? Ecco, potrebbe farsi eleggere regina del carnevale, così la corona cadrebbe direttamente nelle nostre mani. Che idea meravigliosa! Vada tranquilla, Miss Dronio, lei non ha rivali. Per caso mi state prendendo in giro voi due? No, ma è la verità, Miss Dronio. Se proprio insistete, allora vado subito di là a truccarmi, sarà uno schianto. Voi intanto mettetevi al lavoro, dovete finire il robot. Va bene, sì. La regina del carnevale. Sai una cosa, l'ha presa sul serio. Non si sa mai, potrebbe anche vincere. Il tempo è denaro, credo sia meglio completare la nuova macchina. Oh, è senz'altro il nostro capolavoro. Non c'è dubbio, il negozio di quei tre non può essere che questo. Tu che ne dici? Già. Entrerò io per primo. Però è meglio che mi travesta. Quello fa il caso mio. Così nessuno potrà riconoscermi. Vorrei un bel mazzo di fiori che faccia bella figura. Devo fare un regalo a mia figlia per il suo compleanno. Bene, signore. Ha detto bello, vero? Ecco. E questo? E anche questo? E questo? Ah, ecco, signore. Quanto le tefo? Ah, solo un centone, signore. Cosa? 100.000? Ma è assurdo, sì! Oh, ma questi fiori non sono per una ragazza qualunque, ma per sua figlia. E quindi non importa il denaro, non crede? Lei ha senz'altro ragione, sì. Grazie, e torni presto, eh? Evviva! Hai visto com'è stato facile? Che bravi, che geni, noi siamo i più forti, vedrete, vinceremo, noi siamo i più belli. Buongiorno, vi abbiamo portato ciò che avete ordinato. Ma veramente, non ricordo cosa abbiamo ordinato. Fammi entrare, Boiacchi. Chissà che quei due ragazzi non vendano qualcosa che ci possa interessare. Venite! Ah, grazie, signora. Grazie. Una scatola che cammina. È permesso? Mi avete preceduta. Stavo per telefonare al negozio per ordinare degli articoli di bellezza. Beh, abbiamo portato qualcosa qui con noi. Davvero interessante. Oh, ma è roba un po' antiquata.
Lei ha ragione, ma è più semplice da usare. D'accordo, li prendo. L'uomo che sta nel negozio vi darà il denaro. La 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 la. Non ti sembra un po' strana questa sua voglia di farsi bella? E che cosa avete detto, ragazzi? Oh, nulla! Stavo solo dicendo che lei è molto bella, signorina. E infatti sarò la regina del carnevale di Rio. Che faccia tosta. Oh, senz'altro la vincitrice sarà lei, signorina. Sei veramente gentile a dirmi questo. Ora però andate, andate. Arrivederci, signorina. Grazie. A dopo, Robby. E adesso? Che faccio qui tutto solo? Si spoglia! Cosa faccio se mi scopre? Io scappo! Chi c'è? Chi ha parlato? Eppure ero convinta che non ci fosse nessuno. Boiacchi! Tonsula! Venite fuori! Mi sembra che Miss Dronio ci stia chiamando. Sì, hai ragione. Corriamo da lei. Eccoci ai suoi ordini, miss. Sparite! Ah. Via! Fuori! Questo no. Ed ecco voi la futura regina del carnevale. Oh! Ah! Ah! Aiuto! Aiuto! Oh! Sono la più bella e vincerò! Sono la più bella e vincerò! La corona di regina del carnevale! È possibile che da solo non ne combini una giusta? Almeno sei riuscito a sapere dove sono andati. No, non lo so. Non ha importanza, credo di saperlo io cosa intendono fare. Avanti, muoviamoci. Hai ragione, Ganchan, credo sia meglio muoversi, presto. Ok, Yattaman entra in azione! Il suo più grande desiderio è quello di vedermi vincere il concorso, ma ho tanta paura di non farcela. Dammi tu una mano. Ti prego, aiutami. Che storia triste. Hai ragione. Povera ragazza, vorrei tanto poterla aiutare. Dobbiamo trovare il modo per farle vincere il concorso. Sì, ma dobbiamo prima scoprire le intenzioni di Dronio, però. Scusi, è lei il presidente della giuria? Yes, sono io. Il suo posto è da questa parte, se vuole seguirmi. Oh. Ecco, è qui dentro. Aiuto, che male! Un piano perfetto. Membri della giuria, io sono il vostro illustre presidente. Avanti, tonsola. Ed ora ascoltatemi bene, miei cari signori. Questa è una macchina che ipnotizza. Voi tutti non dovrete fare altro che dare i punteggi che vi suggerisco io. Capito? Ne vedremo delle belle. Ed ecco a voi le partecipanti al concorso. Forza, un bel applauso. Ma quella è Dronio. La prima concorrente. Mai visto un punteggio così basso in vita mia. Avanti la prossima. Vorrei sapere che cosa hanno in mente quei tre furfanti.
Teniamo d'occhio Dronio. No, mi dispiace. Avanti la numero 3. Il piano di Boiacchi sembrerebbe perfetto. I nostri giudici quest'anno sono molto severi. Comunque abbiamo ancora, vediamo, 2 partecipanti. Forza! La ragazza di prima. Brava! 9, 9, 9. Tutti 9! Ha totalizzato il punteggio più alto! Come sono contenta! In gara c'è ancora Drone. Ed ecco l'ultima partecipante, la numero 10! Ah, favolosa, bellissima, meravigliosa! Anche se non sono un giudice, io credo che la vinco. Ma quello è... Già, quello è Boiacchi. Presto, andiamo. Vai, tocca a te. Ci penso io! Parto! Ed ora, signori, non resta che votare per l'ultima concorrente in gara. Siete pronti? Possiamo votare, allora. Forza! 10, 10, 10... E anche il presidente ha votato 10! No, 0! Ah, oh, ma cosa sta succedendo? Addio. Bene, la regina del carnevale, la numero 9, Miss Connie! Evviva, evviva! Hai visto, bambina mia, ce l'ho fatta esaudire il tuo desiderio, ce l'ho fatta! Sono contento, si meritava proprio di vincere. Stavolta Robby Robby ha fatto veramente un buon lavoro. Ah, oh, mi perdoni, e per favore mi sdrogno! Ed ora la vincitrice dello scorso anno incoronerà la nuova reginetta. Mi dispiace, bamboletta, ma questo serve a me. Via! Hai visto? Era proprio la corona che le interessava. Non perdiamo altro tempo, andiamo. Beh, Mistronio, mi aspetti, vengo anch'io, mi aspetti, la prego, vengo. Fiatta! Fiatta! Avanti, muovetevi! Arriviamo! Arriviamo! Oh, finalmente questa pietra è nelle mie mani! Fuggiamo, presto! Agli ordini! Arrivano i pompieri! Arrendetevi finché siete in tempo! Ah no! Presto, fateli fuori! Yatta! Yatta! Che cosa fai, zuccone? Puoi sbrigarti a mettere KO quei due mocciosi? Cerchi di portarmi rispetto, io sono un genio e ho anche una nuova arma segreta. Sei più stupido d'un moscerino, che cosa aspetti ad usarla? Yattaman, guarda com'è bella la mia nuova arma. La mia non sarà bella ma è micidiale. Yattaman! Oh! Oh, ai, 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 ai! Deve trepidare! Sei proprio un incapace! Oh, mie care ammiratrici, non scoraggiatevi, continuate a fare il tipo! Prendi questo, mocciosa! Non mi colpirai! Tieni! No, in faccia, no! Meno male che mi ha colpito dietro! Che strano, non riesco a capire perché non mi fa male! Che dolore insopportabile, che male! Lo dico sempre io, ho a che fare con due incapaci! Lei pensa che mi farà infezione, Mistromio? A questo punto non ci rimane che usare il gas, via! Mi attaccano! Forza, devi fare qualcosa! Forza, muoviti, forza! Potrebbe stare i fiori aspettando la tempesta, purtroppo è questo il destino dell'uomo. Oh no, non è il momento della poesia, forza! Forza, Yattaka, prendi! Oh no, quell'osso mi è indispensabile se voglio fare qualcosa! Sì, ma se ci avviciniamo quel gas può farci male! Coraggio, Yattaka!
Sei un angelo, cara Janet. Anche brutta figura cadere davanti alla telecamera. Con... Attenzione, amici, si dà inizio al più grande spettacolo del mondo. Ma guarda un po' che strani mostricciattoli. Ma sarà meglio prepararsi al peggio. Guardate, sembra che stiano fuggendo. Ah, facci lei, Mitronio, non mi fiderei delle apparenze e penserei a difendermi, ecco. Guardate, ci stanno seguendo. Ci penso io. Proprio di sì. Mi dispiace, ma ho ancora un asso nella macchina. Osservate la perfezione, squillo di trombe, via! Ma... ecco. Io dico che il dottor Docrobei farebbe meglio cercare delle informazioni più sicure. Noi rischiamo la pelle, ecco. Già, è vero, è più incapace di noi. Dovete smetterla di parlare male di lui, capito? E ora fuggiamo, presto! Agli ordini, una, due. Sono Docrobei. Avete fallito di nuovo nonostante i miei ordini. È l'ora della vostra punizione! Ah, senza cuore! Con un po' di scetticido diviene, Mitronio! Oh, troppo tardi! Ah, quell'uomo è veramente crudele! Hai proprio ragione! Sai, Janet, bisogna dire che anche Dronio non era niente male, ma sono contento che abbia perso. Anche questa volta i nostri eroi hanno avuto la meglio. Chissà cosa succederà nella prossima puntata. Yatta! Yatta! Yattamen!